Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qua a bordo di questa bellissima Porsche Boxster. Vi facciamo una panoramica veloce perché anche il colore merita tantissimo. Davvero bella. Potete già notare anche l'interno, siamo proprio all'interno, e il cliente ci ha chiamato proprio perché anche qui non era presente né Android Auto né Apple CarPlay. Potete già vedere che le icone non hanno appunto i soliti simboli di Android ed Apple CarPlay. Ecco che andiamo a fare appunto questa attivazione, così che poi il cliente potrà sfruttare il suo telefonino collegato alla macchina per vedere appunto navigatori come Google Maps, Waze, programmi di musica come Spotify, Dazeer, molti altri, no? E anche applicazioni banalmente anche della domotica, quindi per assurdo aprire il cancello dell'ingresso di casa, insomma accendere luci, fare cose, azioni, eccetera, routine e via. Un'altra cosa che andremo a fare poi sarà aggiornare il navigatore. Il navigatore chiaramente ha ancora le mappe vecchie, andiamo a mettergli le ultime disponibili in questo momento. Eccoci di nuovo qui, il telefono, quello che sta riprendendo ovviamente l'ho appena collegato, potete già vedere l'icona Android Auto e a quel punto possiamo entrare a gestire le nostre applicazioni, come ho detto prima, di musica, navigatori, quello che volete insomma, no? Adesso passiamo ad aggiornare anche il navigatore. Come vi dicevo prima, il navigatore, andiamo a vedere le informazioni, vedete, è con le mappe 2019-2020. Andremo ad applicargli le 2024-2025. Andiamo appunto ad aggiornarle, verifichiamo che l'aggiornamento venga anche rilevato. Ci vuole qualche secondo perché comunque sono parecchi giga nell'SD card. Eccola qua, vedete che rileva nell'SD card banca dati navigazione 2024-2025. Adesso andiamo a installarle e poi in coda andremo ad aggiungere anche gli autovelox, mobili, fissi, ZTL, tutor, sorpassometri, eccetera, eccetera, all'interno di queste cartografie oggi appunto moderne. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando spolliciate, lasciate un sacco di like, scriveteci per eventualmente sbloccare queste funzioni anche sulle vostre Porsche. Ciao a tutti e alla prossima!